vegetables, dog food skulls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Ringrazio Giovanni da Matera. Giovanni, buonasera. Salve, buonasera, dottor Cruciani. Dica. Niente, io volevo intervenire sostanzialmente sul famigerato servizio di Mattino 5. Io l'ho visto in diretta e sono rimasto esterrefatto perché è proprio il contenuto informativo che manca in quel servizio. Cioè io non credo, ora che vi tratti di pedinamento, non pedinamento, sappiamo benissimo che i giornalisti insomma pedinano chiunque, soprattutto personaggi pubblici per vedere se ci sono, per fare qualche scoop, anche perché siamo malati un po' di gossip. Sì, sì. Quindi io posso anche capire il fatto che un personaggio pubblico venga seguito. Ma mi sembra strano che sia proprio il giudice che ha emesso quella sentenza. No, Giovanni, è evidente che è stata una scelta quella. Certo, quindi è una scelta per denigrare un personaggio, ma non si capisce in base a quali a quale scoop, cioè che porta i calzini turchese. Ma siamo arrivati a questo livello. No, credo che l'intento fosse quello di far vedere un qualcuno non particolarmente... sano di mente, presentabile, dire. Così sano di mente, ecco, perché esatto, ecco, io non capisco dove ci sia questa insanità mentale, cioè il fatto di accendersi la sigaretta e di aspettare, sì, il fumare continuamente, di aspettare dal barbiere, non lo so, francamente non... Ma non lo so, guardi, scusate, io cerco di spostarmi, di cercare di trovare un contenuto informativo degno di tale nome, cioè anche l'aggettivo sale. Ma il contenuto informativo sta nell'esistenza di un filmato e delle immagini di un giudice che ha deciso una sentenza importante, questo è vero, perché non siamo abituati a vedere in faccia i giudici, a vederli nella loro vita, diciamo, di tutti i giorni, ma insomma non mi pare un contenuto informativo di grande rilevanza. No, guardi, diciamo, io credo che la cosa fondamentale da mettere di salto è che pur di denigrare qualcuno, anche se non si trovano argomenti, come dire, degni di tale nome, perché per me il fatto che porti i calzini tutti, cioè, veramente da ridere, guardi. Io quando l'ho visto non sapevo se ridere o piangere, grottesco, caschiano, cioè io questo servizio lo giudico un insulto ai telespettatori, perché questi pensano che la gente che guarda la televisione sia tutta ormai fuori di testa, che prenda per oro colato quello che dice, cioè, per me non ha niente di stravagante, cioè, lo faccio anch'io, se sto aspettando davanti al negozio, il negozio è chiuso, io sto fermo lì come un... Sì, magari si mette le dita nel naso o accende la sigaretta, non lo so. Il diretano, magari, cioè, ma queste sono stranezze, cioè posso essere considerato malato di mente perché mi sto grattando il diretano, cioè io penso che non c'è nessuno che mi guarda, faccio quello che voglio, certe volte le dico pure un'altra cosa, cioè, io sì. Parlo pure da solo, certe volte, e penso che capita pure a tante persone. Se li vede qualcuno a me che parlo da solo, vedi, questa proprio è fuori di testa, perché è pazzo. Cioè, ma insomma, siamo scaduti proprio, cioè il livello informativo zero, sotto zero, la mongolfiera del bambino che poi ha preso per il culo tutti qua, scusi il termine. Cioè, ma questa è informazione. Poi diciamo, cioè io, guardi, con tutta la buona volontà, io capisco che c'è anche una guerra tra editori, anche se... Però lei dice quando bisogna... Però lei dice quando si deve... Quando... No, lei dice quando si deve... Oppure che il Presidente del Consiglio possa censurare in qualche modo, o fare in modo che Einaudi si autocensuri, perché in qualche modo il premio Nobel, che... indubbiamente ha delle doti Saramago, magari sì. Non a tutti piace, però guarda, non tocchi l'argomento di Saramago, perché su questo non le do ragione, però Giovanni, abbia pazienza. No, io guardi, sono prontissimo a discutere, diciamo, anche no, le dico che quando uno scrive per Einaudi un libro in cui si definisce Berlusconi un capo mafioso, abbia pazienza, Einaudi ha tutto il diritto di non pubblicarlo questo libro. Non mi sembra che Saramago sia finito in disgrazia, il suo libro è stato pubblicato da un'altra casa editrice, la Bollati Boringhieri, insomma questo non giustifica Saramago dall'essere furibondo e dal dire delle cose inenarrabili su Berlusconi e soprattutto sull'Italia, fino a quando gli italiani tollereranno Berlusconi e cose che non stanno né in cielo né in terra. È arrivato a dei livelli veramente indecenti. Cioè, ormai chi è arrivato a livelli indecenti?
L'Italia ormai Vabbè, che significa guardo, l'Italia arriva a livello non siamo a livello di ma non lo so in che senso su in che settore in che settore non lo so e generalizziamo l'informazione è quella che ma è. Stiamo generalizzando guarda, allora senta il discorso del papello per esempio non è stato messo in risalto da nessuno cioè viene detto come ma ci sono dei grandi dubbi su questo papello chi l'ha detto oggi ma ci saranno sicuramente dei e allora se ne parla si parla anche dei dubbi oggi il Corriere della Sera ha fatto il titolo principale. Ma ho capito, ma il Corriere della Sera, scusi Giovanni, il Corriere della Sera ha fatto il principale titolo su questo, ma che cosa vuol di più? Perché le dice che non se ne parla? Ma che ma non è vero, ma anche ma ne parlano anche le televisioni, ma ne parlano anche le televisioni. Okay, Giovanni, d'accordo, ma la televisione ne ha parlato del papello, ne sta parlando del papello, non è vero che non se ne parla. Dove? Ma come dove? Ma che cosa pretende lei? Cosa dovevano mandare il servizio, non riuscivano a mandare il servizio. Ma cosa pretende lei? Che si faccia una trasmissione a sera sul papello di Ciancimino? Abbia pazienza. Sì, lo pretendo. Una sera lo pretende, non l'avrà questo qua, non l'avrà in nessun paese. Ma non ce l'avrà in nessun paese del mondo una cosa del genere. Poi Berlusconi può anche denunciare Saramago che dice certe cose, però il fatto che l'anomalia è questa. L'anomalia è questa, che non si parla ogni sera del papello di Ciancimino. Che non si parla ogni sera del papello di Ciancimino, questa è la nuova. Ogni sera il papello è una cazzata, io lo devo sapere se è una vabbè, cazzata. Giovanni, ogni capito? Sera non si parlerà del papello. Nel sospetto di essere governato da gente colluso con la madre. Tra l'altro, Berlusconi comandano un eroe. Dunque, lei a quello voleva arrivare, già l'avevo capito che lei voleva arrivare a quello. Giovanni, siamo arrivati lì perché. Giovanni, lei a quello voleva arrivare, a definire Berlusconi un mafioso. Diciamo la verità. Mica l'ho detto io, scusi, mica l'ho detto io che è un eroe. No, gliel'ha detto Saramago per esempio così tanto no ha detto Berlusconi ho capito d'accordo perché Bellucci condannato a 9 anni vabbè insomma Giovanni lei a quello voleva arrivare adesso mi sta facendo l'elenco dei condannati delle cose perché non ci dobbiamo arrivare e ci arrivi va bene ci arrivi lei ha fatto tutto un discorso dobbiamo urlare si imbelbisca un attimo l'inciucio con la peggiore delinquenza oddio un attimo Giovanni si fermi si disimbelvisca un attimo 20:47 traffico strade in diretta il traffico è tornato a scorrere regolare su buona parte delle autostrade restano le code per un cantiere sulla 12 Genova Rosignano Marittimo tra Sesto Levante e Deiva Marina verso Rosignano code a tratti dovute al traffico sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra Ostiense e Tuscolana in interna tra Tuscolana ed Appia infine i rallentamenti sulla tangenziale di Napoli tra Secondigliano e Capodimonte in direzione di Pozzuoli vi ricordiamo il nostro numero verde per segnalarci code o disagi 800 19 73 13 strada in diretta ritorna tra un'ora La Zanzara bene abbiamo trovato alle 20:48 un gentile ascoltatore che ci chiama da Matera Giovanni che si è molto arrabbiato perché pretende che ogni sera in Italia si parli del papello di Ciancimino Giovanni, che senso ha questa cosa? Come si può pretendere? Non è che io pretendo che mi parla del papello di Ciancimino. Bene, così però quantomeno a informare la gente su quello che è questo papello. Ma si stanno facendo servizi sui giornali, in televisione, cosa vuole di più, Giovanni? È caduta la linea. Paolo da Foggia. Cause one's got a weasel and other's got a flag One's on the pole, shove the other in a bag With the rerun shows and the cocaine nose job The daytime crap of the folk singer's club He hung himself with a guitar string A slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing But get right if you can't relate Trade the cash for the beat, for the body, for the hate And my time is a piece of wax Falling on a termite Who's choking on the splinters